Esercizio 2 moli di neon e si espande a una pressione costante, quindi è una trasformazione isobara, 1,3 atmosfere. Il volume passa da 10 a 22 litri. Rappresenta graficamente la trasformazione nel piano PV e calcola il calore assorbito durante la trasformazione. Questo esercizio può essere risolto in diversi modi. Il modo più semplice è questo colorato in rosso, ma lo vediamo alla fine. Innanzitutto rappresentiamo sul piano PV la trasformazione isobara, qui ci sono i volumi che pa il volume passa da 10 a 22 litri e la pressione in atmosfere è fissa, 1,3 atmosfere. Durante questa trasformazione isobara il gas riceve una quantità di calore indicata da questa freccia, QP, calore ricevuto a pressione costante. Qui l'ho chiamato semplicemente Q. E per il primo principio della termodinamica, il gas utilizza questo calore ricevuto in parte per compiere lavoro verso l'esterno, infatti si espande di volume e spinge su il pistone. E l'altra parte la utilizza invece per immagazzinare e aumentare la sua energia interna, delta U. Quindi immagazzina una parte del calore ricevuto nell'energia interna. L'energia interna ha questa espressione qui e quindi l'energia interna aumenta di una quantità delta U. È come una persona che riceve dei soldi, in parte li spende e quindi è il lavoro compiuto dal gas, in parte li immagazzina nella sua energia interna ed è la parte che viene immagazzinata per esempio nel conto in banca. Quindi per calcolare quanto calore riceve il gas bisogna sommare, bisogna calcolare questi due contributi, quanto lavoro fa, quanto aumenta la sua energia interna. Quanto lavoro fa, sappiamo che in un'isobara la pressione è costante e il lavoro si può calcolare P delta V. Questo calcolo è immediato perché basta moltiplicare un'atmosfera 0,3 per 12 litri, che è l'aumento di volume, e sono 15,6 atmosfere litro. Invece l'aumento di energia interna si ricava dalla formula dell'energia interna, un mezzo, le moli, in questo caso sono 2 moli, L è il numero dei gradi di libertà, essendo qua un gas monatomico, il neon, i gradi di libertà sono 3. E sono soltanto le 3 traslazioni nello spazio di queste palline che rappresentano gli atomi del neon. Poi c'è R, la costante dei gas perfetti, e la temperatura. Siccome noi vogliamo calcolare delta U, quindi la variazione, l'aumento di energia interna, basterà calcolare l'aumento di temperatura delta T. Infatti la temperatura aumenta perché, come si vede dal grafico, lo stato A si trova su un ramo di iperbole più basso, alla temperatura TA, e lo stato B a una temperatura più alta, TB. Quindi per calcolare l'aumento di temperatura basterà calcolare delta T uguale TB meno TA. Si tratta di vedere qual è la temperatura all'inizio e alla fine, e si può fare utilizzando la legge dei gas perfetti. Formula inversa, la temperatura in A è PV diviso NR in A. Al posto della pressione mettiamo 1,3 atmosfere, il volume mettiamo 10 litri, 2 moli, e R, la costante dei gas perfetti, utilizziamo il valore 00821 perché stiamo utilizzando pressione e volume in atmosfere e litri, quindi atmosfera litro su mole Kelvin. Questo calcolo ci porta a 79,2 Kelvin, questa è la temperatura TA. Facciamo la stessa cosa per TB, PB e PA sono uguali, è sempre 1,3 atmosfere, come scritto qua. L'unica cosa che cambia rispetto al calcolo precedente è il volume, che VB è 22 litri anziché 10, e il risultato è questo. Quindi adesso basterà fare la sottrazione tra queste due temperature e così troviamo un delta T di 95 Kelvin. A questo punto l'esercizio è finito perché P delta V l'avevamo già calcolato, era 15,6 atmosfere litro. E dobbiamo sommare un mezzo, le moli, 2 moli, 3 gradi di libertà, R ci mettiamo di nuovo 00821 atmosfere litro su mole Kelvin, e delta T ci mettiamo 95 Kelvin. Così abbiamo tutti e due questi termini espressi in atmosfera litro. Il risultato finale di questa somma sarà 39 atmosfera litro, ma il libro esprime il risultato in joule, quindi dobbiamo trasformare l'atmosfera litro in joule. Un'atmosfera litro corrisponde a più di 100 joule, 101,3. Il motivo è che atmosfera corrisponde a 101.300 pascal, litro è un millesimo di metro cubo, quindi viene fuori 101,3 pascal newton su metro quadrato, metro cubo, e quindi il risultato è newton per metro, che è joule.
Quindi il calore che ha assorbito il gas è 39 per, al posto di atmosfera litro, scriviamo 101,3 joule. E quindi abbiamo circa 3.900 joule, 3,9 kJ. Il risultato che dà anche il libro, 3,9 kJ. Vediamo adesso altri modi per risolvere questo problema utilizzando i calori specifici molari, che sono due: sono quello a volume costante, CV, e quello a pressione costante, CP. Per definizione, il calore specifico molare a volume costante è quanto calore bisogna dare a una mole di gas per fare aumentare la sua temperatura di 1 grado, però in una trasformazione in cui il volume del gas rimane costante, quindi in una trasformazione isocora. Invece il calore specifico a pressione costante è il calore da dare a una mole di gas per innalzare la sua temperatura di 1 Kelvin, però in una trasformazione isobara a pressione costante, che è la nostra. E quindi il modo più rapido di risolvere questo problema è utilizzare proprio il calore specifico a pressione costante. Sappiamo che il calore specifico a pressione costante CP è legato a quello a volume costante CV, sommando R, quindi CV più R. E sappiamo anche che il calore specifico a volume costante per i gas vale L mezzi R. Formula approssimativa che non sempre funziona correttamente in modo preciso, ma per i gas monatomici funziona molto bene. Quindi L è uguale a 3 e il risultato CV è 3 mezzi R. Infatti, se andiamo a vedere sulle tabelle dei calori specifici, troviamo che quello a volume costante del neon è più o meno circa 12,5 joule su mole Kelvin. Ricordiamo che R è 8,31 joule su mole Kelvin, per 3 mezzi fa 12,5. Allora, il calore specifico del neon molare a pressione costante dobbiamo aggiungere un'altra R, quindi è 3 mezzi R, quello a volume costante, più R, quindi fa 5 mezzi R, 5 mezzi R fa 20,8 joule su mole Kelvin. Infatti, se andiamo a vedere le tabelle, torna il valore del neon. Ora che conosciamo il calore specifico a pressione costante del neon, siccome era il calore necessario per una mole sola e per scaldare di 1 grado, ma noi abbiamo 2 moli, quindi dobbiamo moltiplicare per le moli, per 2, e il riscaldamento non è soltanto di 1 grado, ma è di 95 gradi, quindi dobbiamo moltiplicare per 95. Dunque questa formula è intuitiva: il calore che serve a n moli di gas per riscaldarsi di un tot gradi si calcola prendendo il calore specifico molare a pressione costante, quindi il calore che serve a una mole sola per riscaldarsi di 1 grado solo, poi si moltiplica per quante mole sono e per quanti gradi è l'innalzamento termico, quindi per 2 per 95. Il risultato è circa 3.950 joule, 3,95 kJ, leggermente diverso dal valore che abbiamo trovato prima per questioni di approssimazioni, di valori leggermente diversi, però il risultato è lo stesso, 3,95 kJ. E questo era il metodo più rapido di calcolare il calore che assorbe il gas. Se invece del calore specifico a pressione costante volevamo utilizzare quello a volume costante, dovevamo calcolare il lavoro a parte, già l'abbiamo fatto, quindi c'è 6 atmosfere a litro, e poi dovevamo calcolare l'aumento di energia interna a parte, e con questa formula o anche con quest'altra che è equivalente, quindi le moli per il calore specifico molare a volume costante per l'aumento di temperatura. Ricordiamo infatti che questa formula vale sempre anche per pressioni non isocore, anche se c'è CV, vale per ogni trasformazione e ci dà quella quantità, cioè quell'aumento di energia interna ogni volta che il gas aumenta di temperatura. Quindi a questo punto basta sommare a 15,6 atmosfera litro il calcolo che viene fuori qua, 2 moli CV, che è questo valore qui, per 95 Kelvin. Come è scritto anche qua, no? 2 moli CV, 3 mezzi R e delta T. Delta T l'avevamo calcolato prima calcolando le temperature singole TA e TB, però un modo alternativo di svolgere questo esercizio è di evitare il calcolo delle temperature. Quindi al posto di calcolare TA e TB si esprime delta T, TB-TA, attraverso la pressione e i volumi. Vediamo come si fa: delta T e TB-TA, ma si utilizza la PV uguale NRT per ricavare TA e TB senza eseguire poi il calcolo numerico,
ma quindi al posto di TB scriviamo PVB diviso NR e al posto di TA scriviamo PVA diviso NR. P è sempre la stessa, non sto a scrivere PIPB perché tanto rimane costante a 1,3 atmosfere. Quindi raccogliamo P diviso NR e abbiamo che moltiplica VB meno VA, quindi delta V. Quindi abbiamo scoperto che delta T senza fare i calcoli numerici è P diviso NR per delta V. Allora torno al calcolo del calore. Che era l'incognita del nostro problema, quindi 15,6 atmosfere litro era il lavoro eseguito dal gas più questo termine che era invece l'aumento delta U di energia interna. 2,2 si semplifica, queste erano le moli e questo è il 2 del 3 mezzi, si semplificano, quindi rimane 3R al posto di delta T, metto questa espressione che ho appena ricavato, P diviso NR delta V. Si semplifica anche R e quindi torna un 3 diviso 2, 2 sono le moli, per P delta V. Ma P delta V è sempre 15,6 atmosfere litri, anche questo era un P delta V. E quindi io ho P delta V più 3 mezzi P delta V. Cioè ho 15,6 atmosfere litri più 3 mezzi 15,6 atmosfere litri. E raccogliamo questo P delta V. 15,6 atmosfere litri e rimane 1 più 3 mezzi, quindi corrisponde 1 più 3 mezzi a 5 mezzi, 2,5, quindi sarebbe 1 più 1,5, 2,5 e allora ecco che il calore assorbito dal gas è diventato 15,6 atmosfere litri per 2,5, 39 atmosfere litri, poi con l'equivalenza di prima troviamo 3,9 kJ. Qui, in questo piccolo approfondimento con l'asterisco, faccio vedere che la relazione che ho trovato prima si poteva anche ricavare in generale dalla PV uguale NRT, la legge generale di stato dei gas, l'equazione di stato dei gas, immaginando una trasformazione qualunque che fa variare sia il volume che la pressione. Quindi delta PV sarebbe P delta V e V delta P. Perché varia sia il volume che la pressione in generale e di conseguenza varia anche la temperatura NR delta T. Quindi questa rappresenta una variazione di tutte e tre le grandezze fisiche caratteristiche del gas, quindi P, pressione, volume e temperatura. Ma nel nostro caso abbiamo un'isobara, quindi non c'è delta P e quindi abbiamo che P delta V è NR delta T. Ricaviamo delta T e quindi delta T è P delta V su NR, la stessa relazione trovata qua. Infine, un ultimo metodo di sviluppo, ma tutto sommato è molto simile al precedente. Il calore assorbito dal gas abbiamo detto che è il lavoro più l'aumento di energia interna. Era infatti questa formula qui: il lavoro P delta V più l'aumento di energia interna è NCV delta T. Ma siccome abbiamo una trasformazione isobara, delta T è la relazione che abbiamo appena visto con l'asterisco. In una isobara non c'è delta P, quindi delta T è P delta V su NR, l'asterisco. Perciò al posto di delta T sostituisco quell'espressione valida solo per l'isobara e ottengo che il calore totale è P delta V più NCV, qui ho sostituito, le moli vanno via e rimane il rapporto CV su R. Per P delta V che metto in evidenza raccolgo a fattor comune e rimane qua dentro 1 più CV su R. Per il neon abbiamo visto che il calore specifico molare a volume costante è 3 mezzi R, quindi CV su R è 3 mezzi. E perciò il calore assorbito dal gas è P delta V 1 più 3 mezzi, che infatti è lo stesso risultato che avevo trovato prima. Q era P delta V, 15,6 atmosfere litro, per 1 più 3 mezzi, 1 più 3 mezzi. Quindi, come dire, per 2,5, 15,6 atmosfere litro per 2,5 fa 39 atmosfere litro e portando in joule fa circa 3,9 kJ.